video haul. E tra l'altro c'è un'illuminazione nuova, perché ho messo qui sulla mia scrivania il nuovo specchio con tutte le lucine attorno. Quindi fatemi sapere come vi sembra l'illuminazione. Ci sono diverse opzioni e diverse tipologie di luce, più fredda, più calda. Quindi devo ancora vedere un attimino e poi non so se tenerlo acceso quando filmo, ma ditemi voi che cosa vi sembra. Allora, oggi super mega video, un po' spacchettamento dell'azienda, un po' video haul invece degli acquisti che ho fatto io, alcuni super lusso, quindi stay tuned fino alla fine. Se vedete che ho delle cigliozze pazzesche è perché ho appena fatto il lash lift, non posso mettere il mascara perché per 24 ore non devo bagnare le ciglia, quindi non posso struccarle, e quindi ho messo le ciglia finte e queste sono sparaflesciose, quindi mi vedo un pochino strana, ma spero siano decenti. Allora, iniziamo questo video, ci sono diverse cosine che vi voglio far vedere. Primo pacchetto che mi è arrivato, ok, questo non sta giù, è di Jouer. Ragazzi, io non so pronunciare questo brand, mi arrivano un sacco di cosine che apprezzo tantissimo, mi trovo molto bene con questo brand, ma non so pronunciarne il nome, aiutatemi. Jouer, gli imperdibili must have. Vediamo di aprire questo pacchettino, vediamo che cosa c'è all'interno. Di norma sono tutti prodotti molto delicati sulla pelle, quindi anche io che ho la pelle super sensibile, lo sapete, lo vedete in ogni singolo video, so di poter andare tranquilla con questi prodotti e non mi creano brufoli, quindi anche per le pelli tendenti all'acne sono top. Vediamo che cosa c'è. Allora, balsamo labbra nourishing lip balm con antiossidanti e olio di camelia, sarebbe camelia? Non so che cosa sia, forse camomilla, non sono sicura. Comunque questo è un ottimo balsamo labbra, già ce l'avevo, questo sarà il secondo stick che utilizzo. Poi c'è la crema unghie e mani, ho adorato questa crema, l'ho finita e sono rimasta senza crema mani, quindi top 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 che mi sia arrivata questa. Provate davvero i prodotti di questa linea, sono super delicati ma efficienti. Efficienti? Funzionano, questo volevo dire. E di là c'è il gatto Denver che piange, quindi devo farlo entrare. Un secondo ragazzi, un secondo. No vabbè, lui grida appena sente che io mi chiudo qua nel mio studio e parlo con la videocamera. Lui grida, secondo me pensa, ma con chi parla questo? Cioè, ogni tanto questo si rinchiude e parla da sola. Ma sti umani. Poi mi è arrivata la Hydrating Water Mist. Questa è fantastica, l'ho usata specialmente in estate perché è praticamente un'acqua, tipo mi ricordo un po' l'acqua termale Aven, perché anche questa contiene antiossidanti e acqua di fiore di Sakura. Wow, infatti c'è anche disegnato quel fiore giapponese rosa, bellissimo. E appunto, oltre ad avere un buonissimo profumo, è uno spray lenitivo per il viso e rinfrescante, quindi è ottimo da portare anche in borsetta visto che è piccolino. E poi mi è arrivata, fantastico, questi sono i miei must have, li ringrazio tantissimo perché ne avevo bisogno, e l'acqua micellare. Io, come sapete, per struccarmi uso sempre e solo l'acqua micellare, è delicata, non contiene schifezze e riesce a rimuovere in un gesto solo il trucco di tutto il viso, occhi, labbra, e quindi mi trovo molto molto bene con l'acqua micellare. La uso un po' di tutti i brand in realtà, adesso sto usando quella della Garnier e ho iniziato ad usare quella di un altro brand, adesso non mi ricordo, ma non mi sto trovando benissimo con quella che sto usando adesso, mi trovo molto meglio con quella di Garnier e molto meglio con questa che è delicatissima. Poi ci sono altre due creme, la crema leggera idratante per il viso, soprattutto secondo me indicata per le pelli miste, grasse, oppure per le pelli normali più in estate, perché ha un po' questo effetto opacizzante, e poi è light, quindi è perfetta da essere usata per il giorno, quindi io la metto solo di mattina questa, la sera invece uso sempre creme un pochino più strong. E infatti qui c'è la, oh no, pensavo fosse la crema per la notte, invece no, è una maschera per il viso purificante ai minerali con antiossidanti e tè bianco. Questa non l'ho mai provata, tra tutti i prodotti questo è l'unico che non ho mai provato, sono molto curiosa, anche se devo dire non ho mai tanta pazienza per usare maschere per il viso, ma ci proverò, la proverò. Dimmi Denver! Lui, cioè, mi dispiace, io devo farlo entrare, ma poi miagola tutto il tempo, perdonatemi. Gatto Denver, amore mio! Gatta Stellina, sta lì sul divano, dorme tutta tranquilla e lui urla. Ok, è voluto uscire di nuovo, ragazzi. Poi mi è arrivato questo pacchettino da Rimmel. Andiamo a vedere che cosa c'è da Rimmel London.
Mascara Wonder Luxe e eyeliner Wonder Ink. Sempre interessante ricevere nuovi eyeliner e nuovi mascara, perché sono sempre prodotti che uso tantissimo. E qui abbiamo il Wonder Luxe Volume con questo pack rosato. Vado sempre a vedere lo scovolino com'è. Molto sottile, un po' incurvato, figata, figata. Questi incurvano molto bene le ciglia, e gli scovolini così piccolini, precisi, mi piacciono soprattutto per le ciglia inferiori. E poi abbiamo il Wonder Luxe Volume, ma qual è la differenza tra l'uno e l'altro? Penso che uno sia waterproof e l'altro no. Ah no, uno è in black e uno è in extreme black, quindi questo sarà un nero un pochino più intenso, vediamo. Ok, lo scovolino è simile, penso sia, è uguale, vediamo. No, ok, gli scovolini sono effettivamente simili, cambia soltanto il colore del mascara, questo è appunto un nero più intenso. E poi c'è l'eyeliner Wonder Ink. Spero sia pennarello, e a pennarello e vai, uso sempre solo gli eyeliner così, a pennarello sono i più semplici da usare, li adoro. E poi, fantastico, e poi mi è arrivato anche un pacchettino da Fenty Beauty, ragazzi, vediamo che cosa c'è. Allora c'è il Full Frontal Volume Lift and Curl Mascara, quindi questo mascara fa tutto, ragazzi, anche questo è un pack molto carino, così rosa e nero. E vediamo, ok, questo secondo me volumizza molto molto bene le ciglia, mi ricorda un pochino lo scovolino del Better Than Sex, che è il mascara più volumizzante al mondo, quello di Too Faced, che io abbia mai visto. E poi ci sono quattro altri prodottini, mi sembra che il packaging sia lo stesso. Allora, sono le Fly Pencil Long Wear Pencil Eyeliner. Ok, sono quattro eyeliner colore marrone, nero, marrone, blu e verde tipo khaki. Molto interessante. Andiamo a vedere quello nero come l'eyeliner. Anche qui spero sia pennarello, così ho fatto scorta. Wow, molto carino il packaging. E spero... Ah, no! Non sono eyeliner, cioè sì, sono eyeliner, ma sono in realtà delle micro matite. Andiamo a vedere la scrivenza come... Wow! Ragazzi, super scrivente, super morbido, super nero. E il colore è super super pieno, veramente consigliati. Non so la durata come sia, ma cioè la pigmentazione è top. E poi mi è arrivato questo pacco da Fito... E loro hanno dei prodotti per capelli ottimi, quindi sono sempre molto contenta quando mi arrivano i pacchetti da questo brand. E Fito Paris si chiama. Andiamo a vedere, intanto molto carina questa scatolina per conservare i prodotti eccetera. Wow, ok, allora, a parte che è un sacco di tempo che non faccio la cheratina, ragazzi, devo rifare il trattamento alla cheratina. E qui c'è, ah ok, questo è un prodotto che si va ad applicare quando i capelli sono già puliti per andare a rinforzarli, e funge anche da, da termoprotettore prima di andare ad utilizzare il phon. E poi qui c'è invece lo shampoo. Già ho questo prodotto, ma in mini size, quindi sono molto contenta che mi sia arrivato in full size, è ottimo, non rende i capelli grassi ma te li rinforza, è fantastico, provatelo questo se avete l'opportunità. E poi anche lo shampoo, già avevo provato, e questo piccolo mini size è molto carino per andare in viaggio, insomma, quando viaggi. E poi c'è, questa invece non l'avevo mai provata, è una Fito Keratin Extreme, wow, è una maschera per capelli ultra danneggiati e molto secchi. Ed è così piccolina, ma cioè si mette dopo lo shampoo oppure una maschera senza risciacquo? Capelli molto rovinati, secchi che si spezzano, lasciare agire 5 minuti e risciacquare abbondantemente. Fantastico! Quindi super happy. No, ci sarà il sigillo, infatti immaginavo. Wow! È super densa. Fantastico, fantastico veramente. Io amo, uso sempre solo maschere per capelli, non uso mai balsami. Cioè uso lo shampoo e poi maschera per capelli direttamente, mega in pacco. Cioè rinforziamoli più che possiamo, naturalmente. E poi, allora, mi è arrivato, non potete vedere il casino che c'è sulla scrivania in questo momento, ma è imbarazzante. E poi mi è arrivato un nuovo pacchettino da Kiko,
e si chiama Magnetic Attraction, edizione limitata, presumo sia per San Valentino, e ci sono diverse cosine appunto con i cuoricini. Andiamo a vedere, questo è il Ready to Kiss Lipstick, ok, e c'è, wow, anche il pack è molto carino. E il colore, ci sono tutti i cuoricini sul rossetto e il colore è di un bellissimo rosso scuro, molto sexy. E poi c'è, allora, il Wonder Lip Balm, quindi questo è un balsamo per le labbra, stesso packaging, molto carino, cambia il colore delle labbra però, quindi presumo che cambia a seconda della shade. E oh, è tutto glitterato, che figata! Oh, profumo di agrumi, tipo di arancia. Fantastico questo, mi piace un sacco. E poi, vabbè, i balsami labbra sono sempre ben accetti in qualsiasi forma. E poi c'è il 2-in-1 blush, quindi wow, che bellino questo packaging, molto elegante, molto fancy. Ta-ta-da, con i cuoricini. Oh, vabbè, è un cuoricino, ragazzi, che carino. Ci sono appunto due blush rosati, uno ha queste pearlescenze dorate, l'altro invece è matte. Bellissimo, bellissimo questa collezione. E poi ci sono altri due prodottini. Una è una palette di ombretti, andiamo a scoprirla subito. Ci sono delle palette di Kiko, mi piace un sacco che ci sia anche poi questo incarto così. Ci sono un sacco di palette di Kiko con cui io mi fisso e uso solo quelle per mesi, quindi vediamo. E anche questa direi che potrebbe essere una di quelle su cui io mi fisso per mesi, perché ci sono i miei colori marroncini, rossicci, insomma. Ci piace molto questa palette, devo dire, i colori molto carini. E poi c'è un... no, uno sugar lip scrub, è uno scrub per le labbra, anche questi sono sempre ben accetti perché ho sempre bisogno di fare lo scrub alle labbra, non so perché, ma ogni tot mi escono tutte queste pellicine e quindi devo andare lì a scrabbare come si deve e poi ritornano morbide. Ovviamente ci schiaffo 10 kg di lip balm e poi ritornano morbide. E questo voglio assolutamente non usarlo, non riesco a sentire tantissimo. Oh, buonissimo! Sa di zucchero filato, no vabbè, fantastico. Quindi grazie Kiko per questa collezione di San Valentino, molto molto carini. E poi c'è un altro pacco che mi è arrivato da Lierac, anche loro hanno dei prodotti ottimi per il viso, quindi sono sempre molto emozionata quando mi arrivano i prodotti. Bella anche la scatola, molto carina anche come regalo. Oh, ok, e all'interno c'è un prodotto con la sua pochettina, fantastico, molto molto bella tra l'altro questa pochettina, devo dire. E il prodotto è il Supra Radiance Detox Serum, ok, è un siero che corregge le rughe e dice che addirittura i primi gli effetti si vedono già dopo 7 giorni, quindi è un siero anti-age. E sono molto curiosa di provarlo, ragazzi, la prossima volta che mi vedete dimostrerò 15 anni perché ho usato questo siero. E poi, allora, questo è quanto mi sa per i prodotti che mi sono arrivati dalle aziende. Ho ancora un pacco gigantesco strapieno di roba, ma se ve lo faccio vedere finiamo dopodomani. Adesso andrei invece a vedere le rubine che ho acquistato, anche perché non le ho ancora aperte per poterlo fare in videocamera davanti a voi ed è sempre molto difficile, come ben sapete. In realtà ho visto adesso sotto la montagna di roba che avevo, mi sono arrivate altre due cosine molto interessanti e molto importanti da Dior e mi hanno spedito il nuovo Hypnotic Poison. No, non è nuovo, anche questo per i capelli, oh mio Dio che figata. L'unico profumo per capelli che ho, lo sapete se avete visto il video, è quello di Valentino, perché stavo acquistando la cosa più economica dal sito di Valentino per farci il video ed era effettivamente profumo per capelli e ne ho usato quasi più della metà del flacone, quindi mi è piaciuto un sacco. Secondo me i profumi per capelli sono un'ottima alternativa ai profumi tradizionali e costano un pochino meno, quindi dateci un'occhiata, ragazzi, dateci un'occhiata. E non sapevo che fosse uscito il profumo per capelli invece della linea Hypnotic Poison di Dior, notare la pronuncia Poison, ragazzi, di cui sono molto molto orgogliosa, detto non ditemi che è sbagliato, vi prego. E il profumo
Sì, è proprio quello dell'Hypnotic Poison. È buonissimo, è super 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 buono, molto serale però secondo me come fragranza, ma super buono. Che figata per i capelli, spruzziamolo sui capelli. Alright, anche sulle punte, alright. E poi mi è arrivato il nuovo Miss Dior Rose and Roses. Amo i profumi Dior, uso tantissimo il Miss Dior sia nella versione floreale che nella versione classica. E qui, e anche questo per i capelli? No, questo è uno... Wow! No, questo è un profumo wow. Vabbè ragazzi, il packaging è sempre sempre meraviglioso, specialmente con i profumi veramente di Dior, con il fiocchetto, sono meravigliosi. Adesso ho spruzzato l'altro, quindi non sentirò nulla, ma proviamo. Oh wow, questo è, se non me lo spruzzo addosso, questo è molto più, secondo me, adatto anche al giorno. Molto, sa veramente di rosa, è fantastico ragazzi. Spruzzatelo questo quando andate da Sephora, se lo trovate in qualche profumeria, spruzzatelo e provatelo, fatemi sapere, a me piace molto. E poi, allora, adesso abbiamo effettivamente concluso con gli arrivi dell'azienda, ragazzi, e andiamo finalmente a vedere i miei acquisti. Allora, prima cosina voglio farvi vedere, in realtà non è niente di trascendentale, ma sono dei... che cosa ho preso? Manco mi ricordo. Ah sì, allora ho preso, io già avevo questi jeans, questi pantaloni con effetto, che non sono ovviamente questi, saranno questi... Sì, ok, con effetto pelle, non sono in pelle, ma hanno appunto questo effetto tipo cera che li fa sembrare come se fossero effetto pelle, e li ho usati, strausati, sono pieni di graffi, dei gatti, di insomma, sono completamente rovinati, e quindi li ho ripresi sempre dello stesso brand, che si chiama appunto, come avete visto sulla busta, si chiama Only. Ed è un brand, se non sbaglio, olandese, con cui io mi sono sempre trovata molto molto bene. Penso tra l'altro, anzi sicuramente, i primi pantaloni di questa linea li avevo presi proprio ad Amsterdam, e siccome sono super comodi, vestono lunghi, anzi no, sul sito Only si possono scegliere tre misure di lunghezza, non solo la misura della taglia ma anche la lunghezza che si vuole del pantalone. Io prendo sempre la misura massima e sono strafelice, così non sembrano dei pinocchietti su di me i jeans. Quindi super contenta di aver ripreso questi effetto pelle, così posso buttare gli altri che ho, che sono veramente stra usati, ormai li avevo presi tipo 5 anni fa, una roba del genere. Poi sempre della stessa linea, siccome vestono molto bene, mi piace il fatto appunto che si possa scegliere la lunghezza, ho preso anche un paio di jeans neri, skinny jeans, semplici semplici. E poi ho preso, manco mi ricordavo, ho preso anche questo maglione. Come fascia di prezzo sono medio-bassi in realtà, quindi non spendete tantissimo. Tipo questo maglione, non c'è scritto, non ci sono scritti i prezzi, ma non ho pagato tantissimo. Ed è un bel maglione lungo, molto molto morbido, da indossare con le collane o con, insomma, i leggings. È molto molto bello, tra l'altro avevo bisogno di un maglione marrone che fosse un pochino più lunghino, quindi appena l'ho visto lì l'ho trovato per caso e l'ho preso. E poi, allora, passiamo... No, vi faccio vedere un'altra cosina prima ancora... Che è, mi avete, allora, nell'ultimo video haul in cui vi dicevo ragazzi ho comprato questo cappotto blu, mi serve un maglione blu da abbinare eccetera eccetera, mi avete mandato un sacco di consigli, e alcune di voi mi hanno consigliato di prenderlo su Zalando, e io così ho fatto. Infatti vi faccio vedere, ed è proprio la busta di Zalando. Allora, in realtà però quello che ho preso, e in realtà mi avete consigliato di prenderlo da Mango, e io l'ho trovato su Zalando di Mango, e però vi devo dire la verità, l'ho confrontato, il colore è molto simile a quello del mio cappotto, forse un pochino più chiaro. L'unica cosa che non mi piace, vabbè, che i maglioni di Mango solitamente sono molto morbidi, molto confortevoli, molto caldi, quindi sono comunque contenta, lo sto vedendo per la prima volta in realtà, però avevo sbirciato e avevo notato che il... non so come descriverlo, però non so nemmeno se in videocamera riuscirete a vederlo.
Io non apprezzo tantissimo, lì c'è l'aspirapolvere che sta passando il robottino, perdonate il casino se lo sentite, ma lo sto sentendo che sta passando proprio adesso davanti alla porta. C'è, nella trama, ci sono anche dei filamenti bianchi, ed è una cosa che non mi piace, mi sa un po' di chip nei maglioni, non me ne ero accorta quando lo stavo ordinando, non so se riuscite a vederlo. Sì, forse così si vede. Ci sono anche appunto delle trame bianche ed è una cosa che non mi piace tantissimo. Detto questo, in ogni caso lo userò comunque tanto, anzi penso di metterlo già oggi. Volevo dirvi il prezzo, ma neanche qui c'è scritto. Vabbè, comunque Mango, potete immaginare, non costa tantissimo ed è un maglione oversize. Ragazzi, voi mi scrivete: Nicole, indossi sempre solo maglioni oversize, skinny jeans e teddy coat? Sì ragazzi, cioè è un periodo che sono fissata: Chanellina, skinny jeans, teddy coat e maglione, e mi trovo benissimo perché sto al caldo, sono comoda. E poi arriviamo agli acquisti super lusso. Allora, prima cosina, il pacco sta per esplodere, potevano anche darmi una scatola più grande, ci tengo a menzionare, not sponsored. E di Miss Soma, mi chiedete molto spesso quando indosso collane, mi chiedete: Nicole, di che brand sono? Sono di Miss Soma, anche quelle che indosso oggi, e ne ho prese delle altre, ho fatto parecchi danni su questo sito che ha delle cosine troppo carine, e dico troppo perché onestamente sono troppo carine, cioè smettetela di avere roba così bella, perché poi io compro, guardate quanta roba ho preso. Allora, in realtà mi sto stupendo perché non mi ero resa conto di aver preso così tante robe. Allora, prima scatolina c'è questa mini bustina e presumo, ah no, pensavo ci fosse l'anello, penso di aver preso degli anelli, e questo invece è un orecchino, ragazzi, e l'ho preso per l'orecchio sinistro in modo da appunto metterlo nell'ultimo buco, che poi con le due stelline che salgono verso l'alto appunto allungano un po' tutto il set di orecchini. Questo mi è piaciuto subito moltissimo appena l'ho visto, e poi so che gli orecchini di questo brand sono sempre eleganti, non sono troppo sfarzosi, quindi mi trovo molto molto bene con loro per questo. Mi ho appena resa conto che un po' tutto il video ho filmato con la videocamera zoomata. Allora, poi altra cosina che ho preso, andiamo un po' a random, ok, ho preso una collana con questa pietra che non mi ricordo nemmeno che pietra sia, ma è molto, che era un ametista, probabilmente un ametista, e questa non so, le ho prese di varie lunghezze, quindi me le vedrete indossare prossimamente nei video, le ho prese appunto di varie lunghezze in modo da poterle abbinare, che non siano tutte di una lunghezza unica. Questa anche mi è piaciuta subito e mi piace il fatto che ci sia questa pietra ma che non sia troppo grande, piccolina ed elegante. Poi qui che cosa ci sarà? Un'altra collana, visto che mi piace moltissimo quella con questa mezzaluna che indosso spesso, ricevo molte domande da voi riguardo a questa, ho voluto prenderla uguale, identica, però piccola con il ciondolino, piccolo, che secondo me è molto carina da abbinare ad altre collane. Poi, allora, qui che cosa c'è? Qui c'è, ci sono rimasta un po' perché mi sono detta, ma come? Già ce l'ho. Però questa è la versione più lunga del choker che ho, ed è quello con questi ciondolini appuntiti, delle piume dorate, e questa però è più lunga. Io ce l'ho versione choker, questa è appunto un attimino, sta un attimino più comoda. E poi effettivamente mi ricordavo di aver acquistato un anello, ed è questo con questa meravigliosa pietra rosa. Onestamente spero che mi stia. Proviamolo qua. Sì, molto bene anche. E poi è strano perché ogni anello che compro mi va sempre bene solo sull'indice e mai sull'anulare o sul... No, effettivamente, anche qui è un pochino troppo grande. Sempre tutti sul dito medio, quindi non posso abbinarne altri sulla stessa mano, perché tutti gli anelli che ho, praticamente, ho detto orecchini prima, anelli, tutti gli anelli che ho mi vanno sempre solo sull'indice, mannaggia, dovrei smetterla veramente, dovrei misurarli prima. E poi ho preso, allora, altra collana con questa pietra bellissima, e c'è questo sole disegnato, se non sbaglio questa era la pietra dello scorpione, e quindi ho preso questa. E poi altra cosina, c'è
quest'altra, è una collana o un bracciale? No, è una collana, questa molto molto elegante, sottile, però ha appunto queste perline dorate, questi dettagli, e anche questa l'ho presa ovviamente in modo da abbinarla ad altre collane. E poi arriviamo al super acquisto di oggi, che è, ragazzi, questa nuova felpa di Dior & Co. Non so pronunciare perché non conosco quest'altro brand, però quando l'ho vista me ne sono letteralmente, ragazzi, innamorata. È una felpa appunto Dior in collaborazione con quest'altro brand, con la pina, che carina la pina e la scritta Dior rosa, morbidosa, adoro, 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 e poi adoro l'abbinamento alla follia, nero e rosa, black and pink, sempre adorato questo abbinamento. Ho preso, che taglio ho preso? Ho preso forse una taglia in più, mi sa, perché fosse oversize, non c'è scritto, mi sa che ho preso una L, ed è parecchio, parecchio grande, ma sono super, super felice di poter indossare adesso questa felpa che ve l'ho fatta vedere, ragazzi. Dietro è semplice e semplice nera, e adoro, adoro troppo. Non è stato nemmeno tanto facile trovarla, devo dire la verità. Quindi, mia family, questo è quanto per gli acquisti di oggi. C'è ancora tutta questa profumazione dei profumi Dior, fantastica, amo, quindi il mio studio tutto che profuma. Quindi questo è quanto per il video di oggi, mia family. Mi raccomando, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i miei prossimi video. Noi ci vediamo lunedì con un nuovo video, quindi vi auguro un buon weekend, vi mando un bacio grandissimo, a lunedì.